negli anni in cui il trasporto aereo low cost si è affermato, di cui è stato un ottimo cacciatore di risorse. Che tipo di offerta turistica deve essere resa disponibile con il vostro profilo di passeggero? Perché spesso ho sentito dire che questo è un passeggero mordi e fuggi, non si ferma sul territorio e va poi a consumare altro, comunque usa il veicolo solo come un veicolo quasi business. È vero oppure è un profilo di passeggero che potrebbe essere per il territorio lombardo un turista alto spendente? Ci dica un po'. Allora, tenderei a dissentire, quindi non essere d'accordo con questa definizione. Sempre di più, soprattutto per noi che facciamo la premessa, ovviamente, come è stato già accennato, la nostra storia è diversa da quella di Malpensa. Noi arriviamo dall'essere molto piccoli. Nel 2002 abbiamo fatto 1 milione di passeggeri, l'anno scorso 11.2 milioni, quindi l'evoluzione è stata è stata completamente diversa, non ha delle similitudini, e abbiamo cominciato a crescere galoppando questo fenomeno del mondo low cost, con chiaramente Ryanair, che è la compagnia che ha la fetta di mercato maggiore, ma Wizz Air, che comunque quest'anno arriverà da sola a fare 1 milione di passeggeri, quindi comunque una presenza importante, le altre, Pegasus, Blue Air, eccetera eccetera. Non siamo i soli però a condividere questo mondo low cost in Lombardia. Non voglio parlare io per Malpensa, ma c'è un T2 che è arancione, nel senso che è la casa di EasyJet della Lombardia, penso che più o meno sia 6-7 milioni di passeggeri all'anno. Se consideriamo che abbiamo anche dalla parte ovest di Milano questa presenza così massiccia del low cost, in realtà il low cost ormai perme a qualunque scala nazionale, ma ferma in modo così massiccio la Lombardia. E tutto il nord-ovest e tutta Italia, ormai comunque di fatto. È vero che low cost è nato anni fa, tanti anni fa ormai, come il fenomeno del turismo mordi e fuggi, il fenomeno degli studenti che viaggiavano soltanto con lo zaino, sacco a pelo, eccetera. Ormai il mondo è completamente cambiato. La stessa modalità di servizio che viene ormai erogata dalle maggiori low cost è molto simile, quindi sulle destinazioni principali molte frequenze tutti i giorni, non soltanto per quindi servire traffico business, soltanto traffico leisure, ma per cercare sulle tratte corte, quindi nazionali, europee comunque, o Marocco, per dire, dove c'è un accordo di Open Skies con l'Unione Europea, quindi anche lì sono possibili voli da parte di qualunque vettore nazionale o marocchino. Offrire servizi ad alta frequenza a tariffa aggressiva che consentono a qualunque tipologia di passeggero di arrivare o di andare a destinazione. Noi abbiamo casi specifici di passeggeri che usano i voli low cost, ma poi arrivati sul territorio hanno delle spese tutt'altro che trascurabili, anzi, e quindi c'è un fenomeno di utilizzo di un volo low cost che, se comprato sotto date in momenti di punta, è tutt'altro che low cost alla fine, anche questo come tariffa, e la disponibilità economica viene spesa in alberghi, viene spesa in ristoranti di livello, viene spesa quindi per le esperienze presso la destinazione. Perché si risparmia sul servizio? Perché si risparmia, ripeto, sotto data, in agosto, anche Ryanair e EasyJet sono tutt'altro che low cost, comunque dal punto di vista di tariffa, tariffa a singola tratta. Detto questo, abbiamo una presenza, se guardiamo Malpensa, Bergamo e Linate, sono rispettivamente gli aeroporti numero 2, 3 e 4 d'Italia, tutti e tre qua attorno in quest'area, quindi è una regione con un fortissimo potenziale in uscita ma anche di ingresso. La cosa bella della nostra regione è che c'è la città di Milano, che è quella più conosciuta, ma c'è tutta una serie di realtà che la circondano, che rendono preferibile, se si vuole andare sul lago Maggiore, indubbiamente Malpensa è più vicino, se si vuole andare a visitare Bergamo, località sciistiche, la Francia Corta, chiaramente l'aeroporto di Orio al Serio è molto più
appetibile dal punto di vista di distanza. Quindi non per forza gli scali sono sempre a combattere per lo stesso passeggero che deve arrivare sotto il Duomo, ecco.